Se le cose non cambieranno, nei prossimi mesi a casa di Fabrizio arriverà un uomo, un ufficiale giudiziario, ad intimargli di lasciare quella casa dalla quale è stato sfrattato. E alla fine arriverà persino con la polizia che costringerà Fabrizio ad uscire e con un fabbro che cambierà la serratura. Centinaia di uomini ogni giorno nell'Italia della crisi sono dunque chiamati a fare quello che per molti è solo un lavoro sporco. Il lavoro che fa il nostro ospite, Giuseppe Marotta, ufficiale giudiziario di Milano, già dai tempi di Mani Pulite, autore di questo libro che si chiama Sfrattati e che naturalmente ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Grazie. Allora, io le chiedo innanzitutto questo, Marotta, è un libro ricco di storie, no? Quello che lei ha scritto. Io le chiedo quante storie come quella di Fabrizio lei ha dovuto affrontare? Ma tante, quotidianamente affronto queste storie perché c'è appunto l'incertezza, quando appunto diceva Fabrizio, una mancata proroga. Lo sfratto è caratterizzato proprio da questo, dall'incertezza, non si sa dove andare e quindi quando è così ci si chiude sulla difensiva e si vede che il mondo è contro e non si riesce a trovare una persona che ascolta. E quindi il lavoro, il mio lavoro è proprio questo, fare in modo che le persone prendano coscienza della loro situazione e piano piano accompagnarli a uscire dall'appartamento. È un lavoro sporco che però si può fare in tanti modi. Che case sono, che persone sono quelle che lei incontra? Ma io posso dire che da quando è iniziata più o meno questa crisi, dal 2006-2007, incontro sempre più gente che prima riusciva a onorare i propri debiti, pagava l'affitto regolarmente. E oggi invece incontro queste persone qua che quasi si vergognano perché avendo perso il posto di lavoro non riescono più a far fronte a queste obbligazioni e quindi sono persone che non sono abituate ad avere un ufficiale giudiziario in casa e allora cercano nell'ufficiale giudiziario l'ultima spiaggia per affrontare questa disgrazia, cioè lo sfratto è un dramma, è una disgrazia. Se noi consideriamo che il trasloco è la terza forma di stress dopo il lutto e la separazione, lo sfratto è un trasloco forzato e quindi io posso capire, ma dobbiamo capire in che situazione si trovano queste persone. Si lavora molto in emergenza, cioè diciamo che quasi sempre fino all'ultimo giorno le persone non sanno dove andare. Ho fatto il cronista per tanti anni, no, Marotta, e una volta mi capitò di chiedere a un capitano dei carabinieri, che oggi è un importante generale, cosa provasse negli attimi prima di arrivare su un posto dove era stato commesso un omicidio. E mi raccontava le sue angosce, le sue ansie, che poi man mano nel tempo sono scemate. Io vorrei sapere quali sono le sue angosce, le sue ansie quando sta per entrare in una casa da dove deve sfrattare un uomo, una donna, una famiglia, dei bambini. Nel caso degli sfratti, noi abbiamo un primo approccio con le persone che devono essere sfrattati, perché comunque l'ufficiale giudiziario segue tutto il procedimento dello sfratto, quindi dalla citazione per la prima udienza alla notifica della convalida, quindi poi c'è il precetto e poi abbiamo vari incontri, quindi ci presentiamo la prima volta per eseguire uno sfratto che poi non eseguiamo, cerchiamo di capire le famiglie in che direzione stanno andando, che soluzioni stanno cercando di trovare per... Ma è appunto, preoccupato quando entra? Alla fine, quando poi decido di eseguirlo, sempre, perché non so mai la reazione poi delle persone, nonostante ho avuto degli incontri con loro, infatti mi è capitato, insomma, cose che racconto poi nel libro. Ma è preoccupato per sé o per la famiglia che si è incontrato? Ma in genere per le reazioni delle famiglie, per me sono preoccupato, ormai come dire, accantono questa cosa, perché sono preoccupato sempre, noi ci occupiamo anche di pignoramenti oltre che di sfratti, quindi ogni volta che bussiamo un campanello non sappiamo mai chi c'è dall'altra parte. Per gli sfratti abbiamo la fortuna di fare un po' un lavoro prima, di farci conoscere, di far capire che non siamo contro quelle persone. Io dico sempre che non ho a che fare con delinquenti, per cui non mi pongo, cerco anche sempre di non usare la forza pubblica, di arrivare allo sfratto in maniera indolore, però c'è sempre un momento di ansia. Nel rispetto della legge che lei naturalmente deve fare osservare, perché questo è il suo compito, lei ha mai provato pietà umana? Spesso perché... Io guardo molto le persone che hanno una grossa dignità nell'affrontare questo dramma e mi è capitato una volta di sfrattare una signora che aveva
in casa si era portata 12 cani ed era una persona sepolta in casa, aveva portato sopra delle coperte, aveva riempito l'appartamento di tutto il possibile e poi riuscimmo a entrare in questa casa, c'erano ragnatele dappertutto e dopo un po' questa signora la convincemmo a uscire e le signore del quartiere mi spiegarono che era la sarta più brava del quartiere, che però a un certo punto aveva avuto una disgrazia, il marito era morto, il figlio aveva iniziato a drogarsi ed era in carcere e quindi lei aveva perso proprio il senso dell'orientamento di dove si trovasse e poi alla fine abbiamo dovuto sfrattarla lo stesso. E mi ricordo che c'era questa fotografia appesa, l'unica cosa che era rimasta integra in questa casa, di questa famiglia felice, forse un giorno era stata felice col marito, con la madre e col figlio piccolino, e insomma erano stati felici, però lì ho capito quanta solitudine ci sia e quanto di fronte a questo dramma le persone spesso vengono lasciate da sole. Senti, è questa l'immagine che non riuscirà mai a cancellare della sua memoria o ce ne sono altre? Qual è la più indelebile? Questa è una sicura delle più indelebili e l'altra è quella famiglia di due tunisini che avevo parlato con loro tante volte, mi ero recato da loro più volte, sembrava che li avessi convinti ad uscire e invece l'ultimo giorno hanno tentato di lanciarsi dal balcone con un figlioletto in braccio. E lì ho capito che è molto difficile poi capire, nonostante il nostro lavoro sia un lavoro di esperienza, cioè siamo per strada, ci confrontiamo sempre con i drammi umani, però è molto difficile capire il dramma umano, perché di fronte alla disperazione le persone cambiano carattere e quindi è sempre difficile. Che vuol dire cambiano carattere? Mi faccio capire meglio. Cambiano carattere perché io avevo incontrato questa persona, questa donna tunisina, sempre, e lei mi diceva sì, non si preoccupi, no, andiamo via, noi non sappiamo che dobbiamo andare via, io glielo dico sempre, dico mi raccomando non mi faccia venire con i carabinieri, cercate insomma di capirmi, insomma vi do ancora qualche altra prologa, però cercate di risolvere il problema, sì siamo tranquilli, siamo a posto. E invece poi il giorno dello sfratto hanno messo su questa cosa e mi ha lasciato un po' così. Questo è il segno sorpreso. Della disperazione? O dico il segno della disperazione perché si lavora molto sull'emergenza. Le persone non sanno fino all'ultimo giorno dove andare e quindi questa incertezza crea appunto il suicidio, il tentativo di suicidio e crea anche a volte una forma di razzismo. La frase che ci racconta, che ci dicono più spesso quando le persone stanno per essere sfrattate, dicono danno la casa agli extracomunitari e non agli italiani. E sembra che passi questo messaggio, perché, e io cerco sempre di spiegare che magari gli extracomunitari hanno anche loro il diritto, però passa questo messaggio ed è qualcosa che, come dire, mi lascia sempre un po' in difficoltà. Senta, il governo ha deciso di non prorogare il blocco degli sfratti, no? E allora io le chiedo se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il suo lavoro diventerà ancora più sporco. Sì, in effetti la proroga è per la finita locazione, per cui diciamo che forse sono persone che potrebbero in un certo modo riuscire a pagare qualche altro affitto, ma sicuramente ci saranno più casi. Gli sfratti per finita locazione incidono sull'8-9%, diciamo, sul totale degli sfratti. E in quel caso lì farò come ho fatto anche con le persone che sono sfrattate per morosità. Cioè l'approccio è sempre quello, cercare di trovare una soluzione insieme. Io in genere cerco di indirizzare le persone dagli assistenti sociali, mi relaziono molto con gli assistenti sociali, cioè cerchiamo di trovare sempre una soluzione. L'ideale sarebbe passare da una casa all'altra, cioè non avere questo trauma di non sapere dove andare. E quindi si cercherà sempre di accompagnarli in questa fase. Purtroppo il lavoro è così, non si può cambiare. Ci può essere un modo, come dire, più o meno così, un po' creativo cercare empatia con le persone in modo da come dire, farsi aiutare, aiutarli, ma farsi aiutare, perché dobbiamo considerare anche dall'altra parte i proprietari. Senta, quando ho preparato questa intervista mi sono detto, su quel divanetto saranno rappresentate forse le due categorie più odiate dagli italiani. Io non mi sono pentito di fare il giornalista. Lei, di fare l'ufficiale giudiziario? Adesso no. Col tempo no, perché credo, mi illudo forse, di aver trovato un modo per far sì che questa professione possa essere utile, nel senso che, appunto, come dicevo, dovendo comunque ripristinare un delitto leso, perché in effetti lo sfratto è una mancata
un mancato pagamento di una promessa, io prometto di pagarti l'affitto, quindi a me si rivolgono anche, cioè si rivolgono i proprietari, i danneggiati, e quindi dobbiamo cercare di bilanciare. Forse l'ufficiale giudiziario come ammortizzatore sociale riesce ad attenuare il conflitto sociale, è questo, il problema della casa sta diventando un problema di ordine pubblico ed è un fatto molto sbagliato, non bisogna trasformare un problema di ordine pubblico in un problema, cioè un problema sociale in un problema di ordine pubblico. E di questo stiamo per discutere nella puntata di oggi di Siamo Noi. Mentre le storie che qui ha accennato in questa piacevole intervista, ha accennato Giuseppe Marotta, sono raccolte, lo ricordo ancora una volta, in questo libro Sfrattati, edito da Corbaccio. Grazie per la sua testimonianza.